Ciao a tutti e bentornati a Second Dance 3. Bentornati. Siamo al decimo episodio, giusto? Che carino, abbiamo detto insieme. E finalmente siamo a un nuovo villaggio. Esatto. E possiamo esplorare un pochino. Nessuno vive in quella casa durante il giorno, ma di notte le luci improvvisamente si accendono. E ci sono strani suoni che vengono da dentro. Deve essere un fantasma. Io sono Mataro, esperto di attività paranormale. Tutti mi chiamano il fanatico dei fantasmi. Sì. In questa casa, beh, nuovo villaggio foriero di puttanate. No, foriero so. Di nuovi equip. Guarda, ma perché invece di giocare a questo non stiamo giocando a Diablo? Saresti a cavoli, sarei a tuo agio, nuovi equip, farming, blastare. No, dai, che fa divertente. Il cibicco hammer sarebbe. È un artefatto incredibilmente raro. Non penso che sia rintracciabile nemmeno al mercato nero. Eh già, un gatto. Mamma mia, che brutto suono. La nonna sta aspettando. No. Ultimamente vuole visitare il mercato nero. Sì. Ma non riesce a stare sveglia abbastanza. Oh, che carina. Ciao. Beh, ignorato la madre. Che avrà detto sicuramente, avrà da dire sicuramente qualcosa di fondamentale. Noi partiamo subito, no? No. Oh, quando arriva la notte, sto aspettando di vendere un po' della roba di mio nonno. Per comprarti la droga, vero? No, perché? L'erba che si fuma. Che senso? Non lo so. A sud di Baisal c'è una isola vulcanica chiamata Bucca. Ho sentito dire che sapere eruttare. No, volevo vedere che c'è nel niente, non c'è. Non fare il finto colto, non fare finta che ti interessi davvero. Oh, Palo, dove dobbiamo andare noi, no? Sì. Questo combattello percorre ancora la strada fra qui e il porto dei pescatori di Palo. Palo vicino all'entrata del regno del vento, Rolante. Ma se fosse in voi, starei lontano da lì. Rolante è stata invasa da Navarro ultimamente. Pure. Hanno ucciso il re e tutte le persone che vi erano. Proprio una brutta storia. A Navarro sono... Navarra sono i Lavi. Hawk. Quindi io c'ero vicino. Potevo star lì. Torna indietro. Siamo arrivati alla nave. Già. Andiamo a divertirci. No, là ci siamo già stati sopra. Sì? Sì, sì, okay. L'episodio scorso, cioè, si finiva per parlare con questo qua. Ok, giusto. Quindi locanda, notte, ci facciamo già. Beh, anche negozio di oggetti, di armi, facciamo un refill anche di giorno. Ma non ce n'erano? Non l'abbiamo trovati veramente? No. Tu l'hai visto? Ci ho fatto caso. Ho sbagliato. Vabbè, tanto, poco male. Troppi soldi che se ne vanno così. Senza essere spesi in armi e armatura. Il giorno dello gnomo. O di gnomo. Crea le musiche. Ottimo, questa cosa la userò per sincronizzare l'audio e il video. Vai piano, piano. Notte. Buonanotte. Godetevi la rimasta. No, mi sembra Brave Default, che resta. È stato tradotto com'è? Resta. Cioè, godete la resta? Eh? Cioè, godete la resta, tipo? No, però c'è tra le opzioni quando vai in locanda, esci, resta. No, cioè non giocherò mai in italiano. In realtà probabilmente è solo un problema di
di lunghezze, non potevano mettere, di posa, e in un balloon proprio al limite. R, E, S, T, A, 5. È una lettera in più. D, O, R, M, I, 5. Vabbè, dormi è un'altra, un'altra dai, cosa. Cioè, vabbè, comunque. Non addentriamoci in questi. Ma di sotto che c'è, scusa? Qua c'è un altro pezzo di città. Come sei? Che non ci siamo ancora andati. Ah, perché si va di qua. Vedi? Ah, non c'è, c'è il negozio. Ma cos'è? Non è il solito icone. Ah, l'armeria. L'armatura. Ma noi non ci interessa mica. Come no? L'unica cosa che interessa a noi. A te. Sì. Guarda com'è. Tu compresi. Che ballerino. Comprensi niente da lui, io no. Sì, è ballerino. Allora. Prorso, figata. 10 in più di attacco. Vai. Costa niente, però. Te la regalo. Te la ti do per si compra. E poi ovviamente. Vediamo cosa per voi, casualmente. Beh, di 6. E adesso anche... Ah, solo 3. Perché non mi fa spostare? Ah, giusto. Vai, diamogli. Ok. Ciao, ciaone. Provo a sbagliare tutto. È che forse comincio a trovarmi coi tasti. Non tiro troppo forte. Poi... Adesso ti stupirò. Tac, tac. Sto quasi emozionando. Pensa che ti cambio l'arma anche a te. Che figo, grazie. Ti metto l'Iron Sword. Così, perché mi stai antipatico. Con tutti i mostri che ucciso per te nei combattimenti. Quante volte ti ho salvato la vita in questi anni? Sono un vero guerriero. Sono un vero guerriero che vuole cambiare classe. Benvenuti. Allora, Gamellar. È quello che poi. In Midras e Thief Cape. Casualmente. Beh, direi che da un po' che non vedevo un'armatura. E compra anche la. No, dai, così vediamo di quanto aumentano. La vediamo anche dopo nella schermata dell'equip. Va bene, dai, prendere tutto. Allora. Queen Bee Dress. Cioè si vestirà da ape. Cavoli, che ottimi bonus. Peccato non trovare 15. Nessun oggetto tipo anelli, bracciali o altre cose, perché lo slot siamo all'inizio del gioco, eh? Hai ragione. Mi mancherà un bel po'. Hai ragione. Potremmo esserci imbarcati in un'avventura più grossa di noi, eh? Non ho sbagliato. Heart leather, lamella, armor. Wow, figata. Aspetta un secondo, prova a tornare indietro dove c'è la divisione delle classi. Magari c'è stato qualcosa riguardo al livello. Ho sbagliato. No, cazzo. Sembra che quindi Ranger e Ninja, però non dice nulla sulle tasse. No, Knight e Gladiatore. Cavaliere e Gladiatore. Strega e Delvar, che non so cosa sia. Sarà un mago particolare. Sarà un qualche nome di tipo Wicca, piuttosto che esatto. Qualche nome folcloristico di qualche cultura che noi non conosciamo. Negozio di oggetti per te così completo, armate di caramelle o... Ma siamo pieni, chi se ne frega. No, va bene, uffa. Dobbiamo ottenere i soldi per il mercato nero, se davvero costa tutto un Shh! Silenzio! Guarda là! All'orizzonte. Quella deve essere la famosa nave fantasma. Tutti i marinai ne parlano. Vorrei, mi piacerebbe tantissimo salirci se solo potessi. Sono Mataro, ormai sappiamo chi sei. Però di notte dice cose diverse. Sì, ho capito, ma il nome ce l'ha già detto. Mercato nero. Yeah, mercato nero più aperto dell'universo. Immagina. Ma qui non troviamo mai oggetti nei barili, scusa, che razza di gioco. Non è Final Fantasy 6, anche se tu pensi che lo sia. Sì. Ah, sono proprio i mercati. Ah, gli oggetti rarissimi, strani. Fire Hatter on Weapon. Ah, che da. Aumenta la forza. Strength up. Aumenta la forza subito. Sì, ma secondo me è temporaneo. Sì. Fire damage, magic damage, water attribute, intelligence spirit up, water magic damage.
Quindi la tribute a GTA. Quanto costano? Costano troppo poco per essere permanenti. Io farei in chat di tutto. Comunque, Samaya. Ti frega. Vediamo intanto cosa hanno anche gli altri. Vanno tutti, va bene. Però beh, questo gioco costa così poco. O magari siamo noi che non sappiamo. Aspetta, vieni qua. Costumabili, va bene. Allora, Spectre sai. Saber Gouge Cancel. Ok. Dark Magic Damage. Cura le... la normalità di stato. HP Recovery. Ok. Light Magic Damage. Danneggia. La bomba zucca di Goblin. Hand Axe. Tipo quelli che fanno loro, i nemici. Cioè, già lascia, ci lasciano. Ah, sì. Ci lanciano. Dart. Direi che possiamo fregarci, eh? Io avrei fatto il cetto di tutto. Ma perché? Ah, abbiamo i soldi, perché no? Perché ce ne facciamo di quello? Sono oggetti che magari non troveremo più nel gioco, comunque rarissimi. Guarda quanta gente c'è qui. Questo qua è affidabile. Sì, esatto. Ancora? Ma fa... Ah, pensavo che prendesse qualcosa. Benvenuto al mercato nero. Troverete cose qui che non... impossibile trovare da nessun'altra parte. Ah, e tu però non ci vieni in cazzo. Mercante di schiavi. Mi spiace, abbiamo venduto tutto. Appena mi sono liberato del mio ultimo schiavo appena qualche minuto fa. Ho venduto a un tizio che diceva di essere un principe. Torno domani, ne avrò qualcuno di nuovo. Minchia. Che bei giochi dell'epoca erano così. Oggi metterebbero mai una roba del genere. Guarda, con tutte... Sì, guardiamo le ballare. Sì. Con tutte taglie e censure che fanno i giochi necessari. Che carine. Beh, come animazione rispetto a Chrono e altri giochi, devo dire che non ballano così bene. O Final Fantasy 6. Non ho detto che ballano bene, ho detto che sono carine. Ah, ok. Poi dovresti apprezzare il ballonzolamento di tette anni prima di dover live. Hai ragione, hai ragione. Chi è che sta applaudendo? Noi. Ah, sì. Io li spingo al culo. Dai, facciamo in chat tutti gli oggetti e ce ne andiamo. Ok. No, tutti i nostri, cazzo. Dai, un po'. 5-10 a testa. Facciamo i soldi. Questi che non ce ne facciamo un cazzo. Piuttosto questi, se vuoi. Pagine. Ah. Vabbè, tanto va tutto la storia. 2, 3, 4, 5. 6, 2 a testa. Ho sbagliato. Uno, due, tre. Dici che sono temporanei. 5, 6. Cazzarola, sono. Aumentano i cosi, gli attributi. 22 look mi sembra un po'. 4. Sì, in effetti. 6. È probabile. Come dici tu? Vediamo di qua l'altro pirla cosa fa. Questo qua Dark Magic. Potrebbero essere utili con i Dark Light di solito magari. Vediamo anche questo Poto Oil che ridà punti mai, punti ferita. Sì dai, mi sembrano oggetti abbastanza particolari. Perché no? Ah, ma ho capito perché ce ne sono di anche questi. Perché? Ti faccio vedere adesso. Non da qui.
perché ho sbagliato tasto. Perché così perché ad esempio la gunpowder, i dardi mettiamo nello storage e adesso se io prendo anche i poto oil, sì, così abbiamo nell'inventario sia le round drop per curarci che le poto oil in combattimento. Certo, abbiamo roba in più. Certo, sì sì sì, così. Ok, beh, ci sta. Se vuoi comprare qualcos'altro, se basta, andiamo. Per me possiamo schiodarci. Ok. Aspetta, è notte. Sì. Vieni di qua. Cioè che non parte da... Vieni di qua. Scusa, l'unica... la main attraction. Giusto. Oh. Ma... fantasma? No. Lavoro solo che lavoro nel mercato nero durante i giorni. Come inserviente. Come inserviente. Quindi non sono mai a casa. Ma... che ma io che speravo una mega quest, combattimento. Anche io una boss. Side quest strana. No, boss no, ma una side quest carina. Invece no, neanche. Cioè, è un gioco proprio straightforward. Niente, devi fare main quest. Non ci sono side, non puoi fare niente. No, qualche side ci sarà di sicuro. Invece? Sì. Ah, ci vuoi pure pagare. Ah, ti ho detto che servono i soldi. 50 look. Non so se abbiamo. Vai. Dai, diciamo di sì, sono contento. Che sono? Salpate le ancore! Questi marinai esosi che ci fanno persino pagare. Cioè noi siamo gli eroi che salvano il mondo e dobbiamo allora pagare. Allora che ne sanno? Ragione, maledetti NPC. Io ho già paura di quando avremo la libertà di spostarsi. Ma è la cosa più bella, a parte che la nave è carinissima. Sì. No, il problema è che sta mappa e io anche in Final Fantasy 6 mi perdevo sempre. Dopo un po' ci fa l'abitudine, secondo me. Poi anche questi ingrandimenti tattici, dai. Che sono fatti malino, eh. Vabbè, oh, che pretendi. All'epoca questa grafica era fighissima. No, ma a me piace tuttora, Sì, però per l'epoca era... cioè, robe top, realisticissima, eccetera, eccetera. Realistico? No, neanche a loro. Sì, dai. Oh, oh. Ah, giusto, Piano. Manipolato da Isabella. Ehi, tu, di qualcosa. Palo ora appartiene al Regno di Navarra. Non può mettere resistenza. Ma l'esercito Isabella, da quel che mi, da quel quanto sembra, tutto l'esercito è sotto il suo incantesimo. Ah, ti ricordi? Ti ricordi? Isabella ha messo il pendente, sì, su la tipa, che non so come si chiami, non mi ricordo come si chiami. Non sono scelto. Sì, ma nuove cazzo, armi? No. Beh, vediamo, magari ci sono nuove armi. Perché no? Ma sono le stesse dell'altro villaggio. Giusto. No, unfair. Sì, unfair. L'unica cosa è che ci sono sempre queste, cioè sono solo tre armi per negozio. Sì. Che è un po' una cazzata. Perché siamo noi, quindi. No, ma va bene in quel senso, però... non si. Aspetta. Ce l'abbiamo mostrato. Wow, okay, che bella musica. In oggetti, armature, non importa. Che cos'è quella roba? Nikita? Ehi, Nikita! Che gatto strano? Sono io, oh, non mi riconosci? Maledetta Isabella. Il manetto fumoso. La mercante. Il mercante. O la mercante. Mana Holiday, va bene. Sono curioso di vedere come funzionerà la cosa dei semi, fra l'altro. Che ne abbiamo piantato uno, forse. Ma non so quanto. Chissà dove. In che posto. Mana Holiday.
Allora, il posto che dobbiamo raggiungere è a ovest di qui, Rolante, è a ovest di qui, no? Mi pare di sì. Sì. Vediamo quanto... quanto ci blasta, i miei amici. Sono a livello più alto, sono tipo di ottavo. Quindi prima era tipo di quinto. Però... vabbè, ci sta. Noi siamo di 26esimo. Ancora un po' con l'episodio scorso. Solito piccolo litorale che... useremo penso per attraccare ogni posto. Può essere. Con la nostra nave personale, immagino. Se no, più che altro copia e incollato dalle varie location. Beh, sicuramente servirà quello, perché sennò gli eroi non servirebbe. Se non serve gli eroi, non esiste in un gioco del genere, ovviamente. Perché non può, esserci una spiaggia no, solo perché... tutto funzionale, funzionale. Protagonisti. Questo posto sono sicuro sia quello della Valchiria. Ah sì, certo. E lei viene dal regno di Rolante, mi sa. È vero, perché Navar voleva invadere il regno di Rolante. Vedete anche questi mostri carinissimi, perché il chi di demone... ma che cazzo è? Non l'avevo neanche notato. Sì, questi qua sono degli uccelli strani. Quello se vedi è tipo Kibi Devil, se vedi il nome. Carinissimo, però pone veramente poca resistenza. Quindi meglio, ancora più carino. Vedi, Kibi Devil. Troppo casino su schermo, eh. Per i miei gusti, poi va. Beh, vuol che non ci sia una specie di boss salito in cima? Ah, non lo so. Speriamo. Dentro dobbiamo trovare il regno di Rolante prima. Perché no, dai! Chiamavano Michael Jackson. Che stronzo. Ma poi che stronzo, no? Io sono andato di qua. Cioè, per me è uguale. Vabbè, sì, uno vale l'altro. Ma lì c'erano mostri, c'era esperienza. E qui no. Anche, però poteva essere che no. Una cave. Sempre un buon momento per salvare, sa mai. Sì, 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 decisamente. Path to the Heavens. Cosa avrà voluto dire, eh? Allora, o ci si deve tornare molto più avanti. Forse. E non è il... che bella però la grafica. Inutile. Non si capiscono le uscite di posto. No, non ce ne sono. No, però è proprio bello. Bella, ma... il colpo d'occhio è proprio figo. Sì. I colori, anche la palette è molto vivida. Non c'è niente. Quella è acqua. Ah no, ma guarda. Sono alberi, eh. Sembrava acqua. Anche a me sembrava. Ah, però lì si c'è il soffiume in mezzo, in effetti. Quei fiori. Cazzo. Cavoli, siamo in trappola. Io ti volevo macchiare un altro po'. Ti picchio. Ti stacco il controller. No, ma perché? Difendetemi. Eccola! Eccola qui, bella mazzolona. Guarda come dormi scomposto tu. Te la dormono della grossa, Dove sono? Sei sveglio? Questo è il nascondiglio segreto di Rolante. Abbiamo riunito le truppe rimanenti dell'esercito delle Amazzoni proprio qui, per riprenderci il castello. E tu saresti? Io sono la principessa di Rolante, Liz. Il nostro regno è stato rovinato dalle forze di Navarro. Pensavo di essere l'unica persona sopravvissuta. Ho cercato mio fratello, Elliot, finché non ho sentito parlare di questo posto. Di un po', Liz. Per caso sai niente della pietra del mana del vento? Per caso? Sì. Si trova nel corridoio del vento, sul lato ovest. Ma ci sono delle statue del dio del vento che proteggono l'entrata. Potreste non essere in grado di entrare. Boss fight. C'è un modo per controllare il vento dall'interno del castello, da dentro il castello. Ma è già stato conquistato. Chissà cosa dovremmo fare. In quel caso, lascia che ti aiutiamo a riprendere il castello.
Qualcosa che devo fare. Questa è la nostra lotta. Non posso metterti in mezzo. Una volta che ti sarai ripreso, per favore, vattene. Povero. Ma che carina la mazzone. I fiori della prateria sono fiori del sonno. Una volta che sarai esposto al loro potere, una volta non sarai più vulnerabile. Comoda. Bella come scusa. Sì. Sono tutte mazzoni, oh mio Dio. Da una parte hanno tutte le maghette col culetto di fuori. Il paradiso delle mazzoni. Che vinsero le battaglie grazie alla loro foga. Hai presente cos'è? No. Una puntata della Ruota della Fortuna. C'era una puntata della Ruota della Fortuna famosissima, dove gli mancava solo la seconda lettera dell'ultima parola. E lui ha detto? Figa, l'ha detto in TV. Sì. Eroe. Signorina Liz, siete salva. Adesso muore il vecchio. Calmatevi, fate con calma. Oh, sto bene. Oh, muore. Quindi, qual è il piano? Come ci riprenderemo il castello? È ovvio che non abbiamo abbastanza truppe per un assalto diretto. Mi dispiace, non sono uno stratega. Non ho mai pensato a una cosa del genere. Guardate che carina la valchirietta lì che c'è in basso a destra. Oh, un attimo, lo so, potremmo chiedere al saggio Don Perignon, ma dai. Che tristezza sti nomi, le uniche parole che conoscevano in francese e in giapponese all'epoca. Don Perignon, Bon Voyage. Premi? Don chi? Lui saprà sicuramente cosa fare, è uno stratega eccellente. I suoi consigli hanno portato il principe Richard alla vittoria contro l'imperatore del drago. Dove vive? Questa è la parte difficile. E come si pronuncia la parte difficile? È un Korobokl. Vive nella foresta di Korobokl. Cos'è l'incrocio fra Chocobo e Carbuncle? Non lo so. Il suo villaggio si trova a ovest della foresta di Rebite. A sud di Jad. No! Dobbiamo tornare indietro. Beh, andiamo a trovarlo. C'è un altro problema, temo. Ai Korobokl non piacciono gli esseri umani. Non sono sicuro che ti parlerebbe. Miss Liz, il tuo ritorno ha rialzato gli animi. Per favore, non lasciateci. No, 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 no. No, 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 non dirlo, no. Lascia fare a noi. Abbiamo sentito tutta la storia. Non possiamo ottenere il cristallo del mana del vento finché Rolante non viene salvata. Questa è anche la nostra lotta. Dato che insistete. Grazie, vi ringrazio molto. Che carina, piange. Vi ringrazio molto. E piange. Quindi, cosa dovremmo fare? Dovete travestirvi da Korobokl. È l'unico modo. Io mi chiedo come siano questi. Sarà una cosa imbarazzantissima. Secondo me sono gli animali gatto. Puoi farlo solo con le leggendarie Cibico Hammer. Credo che qualcuno a Beasel ce l'abbia. Cioè, abbiamo creato la catena di Sant'Antonio più lunga dell'universo. Sì. Vai a Beasel. Tieni il Cibic Hammer, diventa un Korobokl, vai nella forza del Korobokl e così via. Ah, basta? Non ci c'è neanche che ci spara. Sono proprio stronzi, eh. Non è che ci sparano per caso da qui diretti a Beasel. No, un mercante. Sì, ovvio. Ah, colpito con quel martello, diventano molto piccoli. Perfetti per imitare il Korobokl, quindi qualcosa, un animale, una creatura molto piccola. Sì, ma... Beh, esploriamo un poco, parliamo con le valchirie, che dobbiamo fare.
cosa vuoi che dicano? Magari c'è un oggetto. Non te la danno tanto. Un razzo di Valchiria la vendono. Facciamo così, voi ci date il cristallo e noi forse teniamo la bocca chiusa sul vostro cazzo di... Ah, ma guarda, eravamo proprio qui fuori. Da questa parte. E scappa. E se non andavamo a parlare di là? Ah, forse... Ah! Vediamo qua cosa c'è. Ah, ma aspetta. Dove c'è l'entrata? No, è dove siamo arrivati noi. Non ci fa niente. Siamo addormentati qua, noi. Poi, e siamo qui... Ah, non c'è niente. Niente. Che furboni davvero. Beh, almeno c'è il... Io andrei a esplorare il resto della scogliera, no. Dove siamo passati con... Tanto dobbiamo tornarci. Bene. Oh, conoscete un voyage? Sono sua cugina, merci. Quel coso ci può sparare fino a Bizer? Certo, nessun problema, siete pronti? Sì. Bene. Certo che lo stereotipo francese è proprio l'unica 10 parole che i giapponesi conoscevano. Bon per me, merci, bon voyage. Bonjour. Terribile. Guarda che volo! Paiura sopra il mare! Cioè, no way, non è possibile che non siano iper sfracellati dopo... Cioè, ma come fanno? Guarda, che dove arriva una pam! Sul concrete proprio, sul terreno. Minchia, a prova di bomba. Sono fatti d'acciaio, vabbè che sopportano i colpi dei mostri e non si fanno niente, cioè sono dei, sono delle divinità. Sei tu un dio? Sì, evidente. Esatto. Ah, gratis, va bene, ci sta. È ancora in tutto ciò, non è passato neanche un giorno. Ci piace. Buonanotte. Aspetti che anche domani sarà lo Holy Day Mana. No? Non lo so. Vedi? Mana, ma non passa, non passa quel giorno. Che non facciamo l'evento XY. Secondo me è legato a un clock all'interno della cartuccia del gioco. Cioè? Troppo complesso forse. Ti dico, ragazzi, non siamo... Che non avviene forse un qualcosa. Ah, non lo so. Non sblocca. Non lo so. Forse lo fanno per non farci sprecare i soldi che ci serviranno al mercato. Giusto, bene. Ottima idea. Allora, ragazzi, siamo a mezz'ora di gioco, direi che non abbiamo fatto pochissimi progressi, nel senso che eravamo no, a Beezel e siamo di nuovo alla canta di Beezel. Vabbè, non importa. Non è tutto meraviglioso. Che altro? Per non tirarle troppo per lunghi come l'episodio scorso, direi che possiamo ampiamente chiudere l'episodio qui. E la prossima volta vediamo di recuperare sto cacchio di maglio di Coco Brick. Come si chiama? Coco Rocco, un'altra cosa. Perché è? Loco Rocco. Va bene, detto questo, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Grazie a tutti!